Salve a tutti amici interessati e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui nuovamente su Pokémon Sole e Pokémon Luna. La parte 9 dovrebbe essere, sì. Nella scorsa parte abbiamo affrontato il Kauna di Mele Mele, ovvero Ala. E in questa parte appunto ci dirigeremo, grazie insomma al professor Kukui, ci dirigeremo verso la prossima isola, sarebbe Akala. Ok raga, allora vediamo un poco. Ehi professore, siamo sicuri che questa bagnarola reggerà? Certo, ti sembrerà un po' antiquata, ma io piuttosto amo definirla navigata. A me piace, la trovo decisamente classica. Mog! Oila, Mr. Electric, come procede? Se hai catturato tutti i Pokémon che volevi e finito gli acquisti, possiamo levare l'ancora. Che dici, sei pronto? Allora, ora dico un attimo di no, perché voglio un attimo controllare. Voglio un attimo controllare cosa potrei anche fare, insomma, prima di salire, prima di andare nella prossima isola. Allora ragazzi, in questa parte cosa andremo a fare? Mi sono assolutamente dimenticato di questa bellissima zona, ovvero... Ah, sei davvero forte, vai, basta pure, ti avverti Pokémon che troverai più avanti, sono fortissimi, sì. Allora, questa grotta è praticamente la così chiamata collina 10 carati. Io voglio, insomma, esplorarla perché si trovano degli strumenti, ma si trovano anche dei Pokémon molto, molto interessanti. Qui intanto si deve scendere per forza per prendere questa Pokéball, vediamo cosa contiene. Ah, contiene una super pozione, meglio di nulla, insomma. Qui si scende, sì. Però voglio un attimo controllare, infatti, qui ci sta una Pokéball, perfetto. Un Ultra Ball, ottimo, meglio di nulla. Qui c'è un masso. Questo qua credo che non si possa rompere perché sarebbe un Pokémon secondo me ancora più tosto. Un po' impossibile, credo. Comunque, allora, sta zona qui è abbastanza interessante. Perché? Allora, qui ci sono tante Pokéball. Abbiamo una pietra dura qui. Poi lì c'è un'altra di Pokéball. Eccola qui. Che contiene... Pepita. Abbiamo già due pepipe, sì sì. Abbiamo già due pepite, quindi possiamo, insomma, fare abbastanza soldi. E qui, quest'erba, dovrebbe esserci un Pokémon abbastanza particolare che io vorrei catturare. Tutti i costi. Carbink, no, non sei tu il Pokémon che voglio catturare. Però raga, visto che io pensavo fosse molto più lunga la collina di 10 carati, pensavo fosse molto più lunga. Non so il perché, però credo che anche in questa parte allora direttamente andremo da Kala. Però intanto voglio catturare questo Pokémon che si trova in questa zona. Eccolo qui ragazzi. Ragazzi, Rockruff. Beh, allora, maschio. Ragazzi, per la perfezione in persona. Ragazzi, date il benvenuto al nuovo membro del team, ovvero Rockruff. Giocando a Pokémon Sole, io ho scelto questo Pokémon, ovviamente Lycanroc, forma sole, forma quindi giorno, forma mezzogiorno, perché insomma, Lycanroc di Pokémon Sole ha una mossa prioritaria che è, se non sbaglio, pietra veloce, qualcosa del genere, e che io voglio assolutamente, poiché insomma è figo Lycanroc forma giorno. Mio Dio! Vabbè, pure il brutto colpo, dai! Madonna, con un PS si è rimasto. Chiama aiuto, Rockruff. Chiami aiuto. Ti prego, dimmi che non appare qualcun altro. Perfetto, perfetto. Perché ora ti catturo con una bellissima Mega Ball. Anzi, ti catturo con una Chic Ball. Perché voglio, come dire, averti tutto per tutto un grandissimo amico. Voglio che tu sia il più felice possibile. Perché, insomma, diciamocela tutta. Lycanroc e... Rockruff, anzi, e quindi Lycanroc è il mio Pokémon preferito di settima generazione. Dai che lo catturiamo. Uno. Dos. Tres. Boom! Ragazzi, abbiamo catturato Rockruff. E così abbiamo quindi un altro membro, il quarto direi. Perfetto. Sì, sono senza inserire il Pokédex. Eccolo lì. Eccolo qui, Rockruff. Numero 103 del Pokédex di Alola, insomma. Dai un'occhiata a Pokémon che è catturato, sì. Ok, perfetto. Vogliamo soprannome Rockruff? No. È stato aggiunto alla squadra. Perfetto, infatti sì. Farà parte della nostra squadra. E oltre a Rockruff e Carbink che abbiamo incontrato, si possono anche incontrare i Machop. Alcuni Machop, quindi se volete un Machamp,
questa è la zona che fa per voi. Ragazzi, allora, facciamo così. Visto che è durata, insomma, sta durando poco, arriveremo anche alla prossima isola in questa parte. Infatti, eccolo qui, un mashup. Qui si va... Oh, qui c'è un MN che contiene acrobazia che insegnerò a, Trambic. C'è anche un Roger Nola, però non catturo che non, perché non mi interessa Roger Nola. Ragazzi, allora, prima di salpare per la prossima isola, ho, come dire, comprato dei nuovi vestiti in modo tale da, non so, insomma, da accessoriarmi al meglio per la prossima isola. Allora, Miss Electric, sei catturato? Sì, andiamo. Tanto potremmo ritornarci e catturare tutti i Pokémon, non mi interessa. Tutti a bordo, perché abbiamo catturato abbastanza Pokémon della regione di Alola in quest'isola. Vediamo un poco, dai. Vediamo... Olle. Ecco qui, ragazzi. Siamo pronti. Wow, il mare. Intanto questa qui è una cutscene. È una cutscene vera e propria. Wow, il mare. Più veloce, professore. Forse è meglio non esagerare. Se proprio devo tuffarmi, preferirei farlo vicino alla spiaggia. Ah, si sono preoccupata che non ti voli via il cappello. Infatti. Chissà com'è Akala. Intanto tutti quanti partiamo per l'avventura ed è bellissimo. Non vedo l'ora di scoprirlo. Questo giro delle isole è spettacolare. Non sei emozionato anche tu? Bello, veramente bello. Infatti, anzi, intanto quella è Akala, la seconda isola delle quattro isole che sono presenti Pokémon Sole e Pokémon Luna. Diciamo 4 più Leather Paradise, che non la consideriamo una vera e propria isola, però, insomma. Ecco, infatti, eccoci qui. Siamo ad Akala. Bellissimo, è l'isola vicina, insomma. Akala, bellissimo. Stupendo l'ambientazione, stupendo tutto. Ed ecco qua, ragazzi, Kantai. Dovrebbe essere la città Kantai. Kantai, un tempo Kantai, ora non canto più. Eccoci arrivati da Kala. Il viaggio è andato a gonfie vele. Il viaggio è andato a gonfie vele? È una battuta per caso? Certo, è anche divertente, non credi, Mr. Electric? Mi hai fatto ridere, sì, dai, adesso è divertente, dai. Cosa ne dici, professore? Meglio se non dico nulla. Quanto a umorismo, siamo sulla stessa barca. E basta. E dai, basta. Suo murismo, mamma mia. Non hai ancora imparato ad abbottonarti la camicia, Kukui. Chissà chi è. Chissà che impressione fai sulle persone che ti incontrano per la prima volta. Nebulino, torna nella borsa, immediatamente. Tranquilla, Lilia. E lei chi è? Piacere di conoscervi, ragazzi. Io sono Alixia. Ciao, benvenuti. Io sono Ibis, uno dei capitani dell'isola. Stavo venendo ad accogliervi e lungo la strada ho incontrato Ibis. Ci tenevo a incontrarvi. Nella mia prova domani. Ci tenevo a incontrarvi. Nella mia prova mi dimostrerete che pasta siete fatti. Io sono Miss Electric, piacere. Qualcosa mi dice che le vostre squadre non sono da sottovalutare. State pronti, ragazzi. E non dimenticate che Ibis non è l'unico capitano di Akala. Allora, che programmi avete? Lascio decidere, ragazzi. Dopotutto è il loro giro delle isole. Già, è vero. Bene, allora godetevi il giro delle isole insieme ai vostri Pokémon. Spero che avremo l'occasione di misurarci in una bella lotta. Buona fortuna. Forza, Ibis, andiamo. Intanto Nebulino è dietro Lilia, impaurito. Chissà chi saranno. Uno è un capitano, ma l'altro, boh. È venuto a ricevervi. È venuto a ricevervi. Si preoccupa per voi, ma non vuole darlo a vedere. Alixia è fatta così, è molto protettiva. È una brava Kauna. Ad Akala ci sono 3 prove. Se volete cimentarvi subito nella prima prova e attraversare il percorso 4 e raggiungere Hoana. Io per prima cosa faccio un salto al centro Pokémon e poi vado a scoprire le specialità di Akala. Ma la salate, arrivo! Io vorrei dare un'occhiata al negozio di vestiti, come sempre. E poi pensavo di portare Nebulino al tempio. Tempio? Quale tempio?
Ciao Rotondex, eccoci qui, questa è Akala, ho aggiunto il Pokédex di quest'isola, ti darà tutte le informazioni che desideri sui Pokémon che incontrerai qui. Ragazzi, questa è Akala, secondo me l'isola più bella. Questo è l'imbarco, che insomma è dove prenderemo il traghetto, insomma la vela, per andare indietro, per, insomma per tornare indietro. E intanto vorrei vedere, questo è l'imbarco, insomma il porto di Akala, se vuol dire così. È sempre la stessa cosa, insomma. Ragazzi, veramente, mi sta impressionando sempre di più questo gioco. È veramente qualcosa di stupendo. Alola, chissà se è nato il primo saluto o il nome della religione. Beh, non so. Prima il saluto, non il primo saluto. Se non sai che strumento dare al tuo Pokémon, perché non provi una baccacedro? È la mia impressione o i Pokémon originali di Kanto sono sempre più numerosi ad Alola? Beh, vedi tu. La città di Kantai è stata fondata tanti anni fa per iniziativa di un allenatore che aveva viaggiato nella regione di Johto di Kanto. Di Kanto, di Johto, insomma. Questa invece è... cos'è? Questo è l'ufficio turistico di Alola. Sei già stato al Poké Resort? È senza dubbio uno dei luoghi più famosi della regione, nonché il posto ideale per passare il tempo con i tuoi Pokémon. Ah, che figo. Intanto, raga, dobbiamo andare avanti nell'avventura. Questo sarebbe il Poké Resort, ufficio turistico. Ok, come l'avevamo nella regione di... nell'isola di Mele Mele. Intanto qui c'è sempre Lilia che vuole controllare i vestiti. E io vedrò, perché non ho trovato un paio di scarpe adatto, anzi non c'erano. Oh, ciao Mr. Electric, volevo chiederti una cosa. Ma scegli i tuoi vestiti oppure tua mamma? Ah, vuoi andare al tempio o vuoi fare un po' di shopping? Io direi la prima. Sì, vedi? Credo che questo piccolino voglia dare un'occhiata alle parti del tempio della vita. Forse ci troveremo anche il Pokémon protettore di Akala. Credo che si chiami Tapulele. Mog! Mi farebbe piacere se venissi anche tu a visitare il tempio con noi. Sai, Mr. Electric, credo che il mio piccolino si sia affezionato a te. Che carino. Bene, adesso noi andiamo all'hotel Voce di Mare. Dobbiamo incontrare una persona. Stai tranquillo, l'hotel si vede da qui. Non corro il rischio di perdermi. No, meno male. Mog! È ora di rientrare nella borsa, signorino. Ciao. No, non voglio, cavolini. No, tu entri e basta. Ok, va bene, mi convinto. Intanto ho fatto delle voci giusto così per... perché insomma, troppa cazzini, troppe scene mute. Va bene, ciao Lilia, tu te ne vai. Manco saluti, va, bastarda tu. Ho sentito che un gruppo di mascalzoni chiamato Team Skull che rapisce i Pokémon. Dovevo stare in guardia, non vorrei proprio rischiare di incontrare di tipaci del genere. Non sei d'accordo? Anche se già l'abbiamo incontrati 3 volte. Insomma, nell'isola di Mele Mele. Ok, questo è il negozio di vestiti. Però non sto qui a perdere del tempo. Insomma, in ogni isola ci sono dei vestiti diversi. Quindi, non so, potrei trovare dei vestiti adatti a me. Una caramella? Una caramella rara. La ringrazio, signora, ma non lo userò. Lo so che sale di livello. A Kantai, i visitatori sono benvenuti. Bellissimo. Questa è la città del Kantai, allora è una regione... allora, Alola è una regione in mezzo al blu, il cielo, il mare, è tutto blu. Sì, sì. Questo è il centro Pokémon di Kantai. Bene, quindi siamo nella città di Kantai, nella regione... vabbè, è un po' difficile. Nella città di Kantai, dell'isola di Akala, nella regione di Alola. Ragazzi, allora, io direi per questo video è tutto. Non so, forse è durato meno di meno rispetto agli altri episodi. Però, insomma, abbiamo visto l'introduzione in questa nuova isola, ovvero l'isola di Akala. Abbiamo catturato Rockruff e abbiamo, come dire, esplorato, anche se in breve, la collina dei 10 carati, perché non c'era quasi nulla da esplorare, se non raccogliere strumenti e Pokémon selvatici. C'è da tantissimi pollici in su, commentate, condividete, ci vediamo al prossimo video. Qui da Mr. Electric è tutto e arrivederci.